Abbiamo deciso di finanziare la ricerca, di finanziare i progetti industriali e avevamo chiesto specificamente di lavorare sui nanosatelliti, perché questo poteva essere un segmento produttivo nel quale avere un'eccellenza mondiale. E mi pare che ci stiamo muovendo in questa direzione. Oggi, per quanto riguarda i nanosatelliti, le nostre produzioni campane sono all'avanguardia nel mondo, cioè abbiamo egemonizzato un piccolo segmento produttivo ma di assoluta eccellenza. La cosa straordinaria ovviamente è che, oltre alla tecnologia per la ricerca, per arrivare nello spazio, c'è anche una tecnologia avanzatissima per riportare poi indietro sulla Terra il nanosatellite, con la sua ricchezza di dati e quindi con la possibilità di sviluppo industriale dei dati che ricaviamo. Dunque, questa è davvero una cosa di cui essere orgogliosi, è un primato della Campania e per quello che ci riguarda siamo orgogliosi di averlo finanziato come Regione Campania. Per arrivare a questo risultato c'è stato un lavoro di ricerca, di innovazione, di sperimentazione durato veramente tanti anni. Noi abbiamo incrociato questa realtà già nel 2015 e passo dopo passo li abbiamo accompagnati nello sviluppo dei diversi componenti. Quindi abbiamo sostenuto il loro inizio come start-up, abbiamo sostenuto i loro programmi di internazionalizzazione, i loro programmi di tech transfer e in particolare io sono molto orgogliosa che insomma, la Regione Campania comunque è la madrina della realizzazione del mini lab. Anche il 2024 vedrà degli altri voli, quindi con altri esperimenti scientifici, per la Campania che torna a volare. Noi siamo arrivati al punto in cui siamo, cioè abbiamo affermato la nostra presenza sia sul territorio sia nel mondo spaziale italiano ed extraeuropeo anche, grazie alla partecipazione ai progetti POR emanati dalla Regione Campania. Quindi i finanziamenti regionali ci sono stati utili per fare ricerca, sono più di 10 anni che ormai lavoriamo su questo campo e naturalmente adesso accanto ai finanziamenti pubblici stiamo attivando i finanziamenti privati, perché naturalmente entriamo in un'altra dimensione.